Lode al tuo nome, Signore. Lodiamo il Signore. Egli è degno della lode e della gloria. Vogliamo ringraziarlo con tutto il nostro cuore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia, alleluia. Sei buono, eterno Dio nostro, caro Padre. Siamo davanti a te nella tua casa, nella tua presenza, Signore. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Alleluia. Grazie perché tu sei morto sulla croce per noi. Tu sei risorto, tu sei vivente, tu sei qui stasera. Signore, noi ti ringraziamo perché hai fatto meraviglie nella nostra vita. Alleluia, noi crediamo nella tua parola, crediamo nelle tue promesse. Signore, questa sera salva, battezza con lo Spirito Santo, guarisci i corpi malati. Signore, siamo di un sol cuore, di una mente sola, di un animo solo nell'adorare te, alleluia. Vogliamo gioire alla tua presenza, godere dei tuoi doni, dei tuoi ministeri, alleluia. Signore, noi ti ringraziamo perché hai accompagnato il fratello Costanzo in mezzo a noi. Lo presentiamo a te, guidalo questa sera. Parla ai nostri cuori, alleluia, e noi ti ringraziamo, ti glorifichiamo, ti benediciamo, iniziando questo culto, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Abbiamo la gioia di avere con noi, come abbiamo ascoltato, il fratello Costanzo, il pastore di Santa Anastasia di Ponticelli. Sarà lui che ci predicherà la parola. Vieni. Gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo di Luca, al capitolo 7. Luca capitolo 7, dal verso 18. Dio sia lodato. I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamato a sé due dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli: sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo un altro? E quelli presentatisi a Gesù gli dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro? In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista, e rispondendo disse loro: andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono e i morti risuscitano. L'Evangelo è annunciato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbidi vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie e stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui dal quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani, hanno reso giustizia a Dio, facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque assomiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili a fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino, e voi dite a un demonio:
è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo, e voi dite: ecco, è un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli. Fin qui la parola di Dio al nostro cuore. Io sentivo sul mio cuore, da parte dello Spirito di Dio, già da ieri pomeriggio, di parlarvi di un aspetto, credo che colga tutti quanti noi, credenti e non. Intanto ripeteremo una domanda, ripeteremo un quesito che potrebbe avere a primo acchito espressione di dubbio, forse lo è pure, e questo esamineremo. E Giovanni Battista, che a un certo punto del suo ministero è in carcere, ma sente un peso sul suo cuore e manda a dire al Signore: sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro? E io vorrei parlarvi che tante volte la fede e il dubbio, anche se potrebbe essere impossibile, hanno la facoltà di poter convivere. Ora è vero che sono in antitesi tra di essi, perché chi ha fede molto probabilmente allontana il dubbio, ma succede pure che chi ha dubbio allontana la fede. E in questa espressione io vorrei parlarvi di Giovanni Battista, un uomo potentemente usato dal Signore. Non è l'unico nella Bibbia che a un certo punto della sua vita, della sua esperienza, può essere colto da un dubbio. Io non lo so se nel mezzo di noi c'è qualcuno che da quando conosce Gesù non ha mai avuto dubbi. Io non lo so se c'è. Però se devo dirti la mia, io personalmente ho avuto tanti dubbi. Ma non sempre. In alcune occasioni forse anch'io ho vacillato quanto alla fede. Ma il problema che vorrei dire questa sera non è tanto avere o meno i dubbi, perché forse anche in questa sala questa sera, mentre ascolti la parola, c'è qualcuno che ha i suoi dubbi, c'è qualcuno che non realizza ancora le promesse di Dio, c'è qualcuno ancora che non ha aperto proprio tutto il cuore al Signore, mentre con la mente crede, col cuore non riesce a far suo tutto quello che Dio è in grado di dargli. Ora il problema non è avere dubbi, il problema è quando tu non ne parli, il problema è quando tu te li tieni dentro. Il problema è quando tu non ne partecipi con nessuno. È vero, questa sera noi avremo un insegnamento glorioso dalla parola di Dio. Giovanni Battista non va da chi che sia, non va in giro portando i suoi dubbi, anche se forse nel suo cuore c'è qualche dubbio, lui si rivolge direttamente al Maestro. Amen. Credete che Gesù è nel mezzo di noi questa sera? Questa comunità ovviamente nella struttura ha subito delle modifiche, ma come la vecchia struttura, anche in questa struttura io credo che Gesù è in ogni angolo, è in ogni banco, è dietro ogni pilastro. E se questa sera nel tuo cuore c'è qualche forma di dubbio, non è peccato nel senso, capiscimi, perché la Bibbia dice che chi è nel dubbio è peccato, ma se ha delle perplessità nel tuo cuore questa sera, se te le tieni, tu non cambierai la tua vita. Se tu continui a rimanere nei tuoi dubbi, tu non cambierai la tua vita. Ma se questa sera a fianco a te che trovi Gesù, puoi dire: Signore, io voglio sapere, ma è così o meno? E allora io sono certo che noi questa sera lasceremo questo luogo con una certezza nel nostro cuore, che sicuramente avremo conosciuto qualcosa di più di Gesù di prima, perché d'altronde Gesù vuole che noi andiamo a Lui in ogni tempo. Ora, il dilemma di ogni individuo e di ogni credente è appunto questo: fede e dubbio, fede e dubbio, mentre la Bibbia ci dice che dobbiamo avere fede, amen, quindi credere nelle cose meravigliose di Dio, quindi avere fede e avere certezze di cose che ancora non vediamo, avere la dimostrazione di cose che non possiamo ancora possedere, quindi sentire nel nostro cuore di ricevere quello che ancora non vediamo. Ma allo stesso tempo, fratelli e sorelle, la Bibbia ci parla di dubbi, e il dubbio appunto ci rende agitati.
Il dubbio ci rende incostanti, il dubbio ci rende incerti, instabili. Non a caso quando la parola di Dio ci parla di dubbio, Giacomo usa un'espressione molto semplice ma allo stesso tempo molto chiara. Dice: ma chi chiede a Dio deve chiedere con fede, senza stare punto in dubbio, perché chi dubita, ecco l'incertezza, l'agitazione, chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento ed è spinta qua e là, non pensi quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo doppio d'animo, instabile in tutte le sue vie. Ora, se tu c'hai dubbio questa sera, il dubbio di per sé forse non è un problema, ma se tu credi che non potrai ricevere nulla dal Signore, quello succederà, non riceverai nulla. Giovanni Battista ha nel suo cuore questo dilemma, forse questo quesito, non perché non crede nell'opera di Gesù. Se noi vorremmo esaminare anche velocemente, Giovanni Battista è colui che la Bibbia aveva chiamato il precursore, lui lo sapeva bene, che stava preparando la via al Maestro, non solo al Maestro, ma stava preparando la via al Messia, al Cristo. Difatti la Bibbia ci dice che Giovanni Battista, quando ha iniziato a parlare, si è semplicemente evidenziato come la voce di uno che grida nel deserto: appianate la via al Signore. Quindi lui sapeva, Giovanni Battista, che non stava presentando un profeta qualsiasi, ma dopo di lui sarebbe venuto il Messia, gloria al nome del Signore. Sei tu colui che ha da venire, perché nel popolo ebraico colui che doveva venire non era uno dei tanti profeta, non era il profeta di turno, non era il sacerdote di turno, assolutamente no, ma il popolo sapeva bene che colui che doveva venire era il Cristo, era il Messia. E noi questa sera ringraziamo il Dio perché il Messia è nel mezzo di noi, il Cristo è nel mezzo di noi, colui che opera meraviglie è qui nel mezzo di noi, alleluia. E perciò se nel tuo cuore forse c'è qualche dubbio, metti Dio alla prova questa sera, metti Dio alla prova, sei tu colui che ha da venire, non aspetteremo noi un altro, alleluia. Io vorrei essere certo, mi immedesimo forse nei pensieri di Giovanni Battista, che dopo aver faticato, lui voleva sapere di non aver lavorato in vano, voleva essere certo che il suo ministero sarebbe andato ad effetto e che veramente non avrebbe illuso la sua vita. A volte potrebbe succedere, anche mentre serviamo il Signore, fratelli. Quante volte mentre serviamo il Signore siamo colti da dubbi: ma sto facendo bene, farò bene, ma è questa la volontà di Dio, ma a chi vogliamo andare? Li mandò dal Maestro, li mandò dal Signore, prese due dei suoi discepoli, gli parlò e non ebbe paura, nonostante fosse maestro, perché Giovanni Battista era un maestro, aveva dei discepoli, dice la Bibbia, è vero o no? Difatti alcuni discepoli del Battista, se vi ricordate, a un certo punto seguono Gesù, l'Andrea e qualcun altro. Quando Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, se vi ricordate, ecco che alcuni dei suoi discepoli vanno dietro a Gesù e dicono: maestro, dove dimori? E Gesù disse: venite e vedrete. E quel giorno stette tutto il giorno con Gesù, e dei giorni a seguire sono rimasti con Gesù. Quindi il Battista era un maestro, ma non ha paura di poter esprimere i propri dubbi, non ha paura. Hai paura questa sera di dire forse che stai vacillando nella fede? Hai paura questa sera di dire: io non riesco a realizzare? E non diamo più la colpa al Signore, per favore, fratelli, sorelle, amici cari, non date più la colpa a Dio. Gesù mi piace in tutti i modi, in un modo speciale quando deve riportare l'imbasciata poi a Giovanni Battista. Vedete questi due discepoli seri nel loro operato, come ricevono la notizia così la danno, e come ricevono da Gesù così gliela riportano. Io sono certo che il Giovanni Battista sarà morto in pace. Manda dei discepoli, non ha paura di dire ai suoi discepoli: io voglio sapere se veramente colui che ho presentato, colui che ho battezzato e colui che ha da venire, o ne dobbiamo aspettare un altro. Amico caro, colui che doveva venire è venuto. Non ce ne saranno altri. La tua salvezza è solo in Cristo Gesù, la tua vittoria è solo Cristo Gesù. I combattimenti ogni giorno li dobbiamo affrontare. Tanti uomini di Dio, grandi uomini di Dio, hanno affrontato combattimenti.
Qualcuno pensa, ma quello è pastore, quello è consigliere, quello è, che ne so, è presidente dell'opera, quello è segretario di zona, quello è così via, chissà che fede, al pari vostro. Non lo so, il fratello Mennella, mi scuso, ma io tante volte devo pregare il Signore che mi aiuti veramente, a dire: Signore, ma sto nel posto dove tu mi hai messo. Signore, ma è questa la tua volontà per la mia vita, Signore? Grandi uomini di Dio. Ricordavo che la Bibbia ci parla di un elenco di uomini di fede. Ebrei capitolo 11. E meditavo, ho detto, lo Spirito Santo è stato così buono con noi che non ci ha dato l'elenco invece degli uomini di dubbio. Ebrei capitolo 11, avremmo dovuto fare Ebrei capitolo 12, che invece ci parla di Gesù, come c'è un lungo elenco di uomini di fede, forse avremmo dovuto trovare un lungo elenco di uomini di dubbio, ma lo Spirito Santo non ci ha nascosto mai nulla. È vero che nel capitolo 11 di Ebrei ci sono gli uomini di fede e qui stasera ci sono uomini e donne di fede. Amen? Perché da un certo punto dirà lo scrittore agli Ebrei: il tempo mi verrebbe meno se dovessi continuare, ovviamente parlando di uomini di fede, ma anche a me stasera molto probabilmente il tempo verrebbe meno se vorrei parlare di tutti i dubbi che forse possiamo incontrare. Però nello stesso tempo lo Spirito Santo non ha mai nascosto le debolezze di Abramo. Amen? Le debolezze di Mosè, nonostante uomini di fede, le debolezze di Giovanni Battista stesso. Il Mosè che viene chiamato dal Signore a servire Dio, sicuramente lui lo sentiva nel suo cuore, il momento che si presenta all'occasione, le obiezioni, Esodo capitolo 4, potete leggere, le obiezioni che va verso il Signore, tutte le difficoltà che lui vuole porre dinanzi a Dio. Ma secondo voi possiamo noi creare difficoltà a Dio quando Egli ci chiama? Non possiamo, assolutamente. E allora ecco che il Signore conosce le perplessità di ognuno di noi. Il Signore sa che mentre noi stiamo vicino a Lui col nostro cuore, veniamo attaccati nella nostra mente. Potete anche rispondere o staccate il telefonino, grazie. Fratelli, è importante che noi non abbiamo paura di aprirci dinanzi alla presenza del Signore. Anche se questo dovesse costare per me, per te, forse, uso questa parola tra virgolette, il prestigio personale spiritualmente parlando, a me non importa che gli altri mi possano vedere un uomo e una donna di fede, a me importa di avere le certezze da parte del Signore. Quello è quello che il mio cuore deve desiderare giorno dopo giorno. Perché quando finirà questa riunione bellissima, gloriosa, meravigliosa, quando si studieranno tutti questi... Sono LED, sì? Calerà il buio in questo luogo e fuori da questa sala molto probabilmente ognuno di noi sarà attaccato dal nemico e ti metterà di nuovo i dubbi nella tua mente. Ora noi vogliamo dire: Signore, aiutaci. Quindi non è peccato se tu vai dinanzi al Signore e puoi dire: Signore, questa sera ti prego, sovvieni alla mia incredulità. Gesù un giorno doveva operare un miracolo che i discepoli non hanno potuto fare, se vi ricordate, mi sembra presso a poco dice così. E quando Gesù arriva, quest'uomo afflitto dice: Signore, fai qualcosa tu, perché i tuoi non hanno potuto fare nulla. E poi Gesù dice: ma se tu puoi, dice, fai qualcosa, dice, se io posso, se tu credi. E l'espressione sincera di quella persona, mi sembra proprio in quell'occasione, sapete cosa dice? Signore, sovvieni alla mia incredulità. E il Signore non ha detto: ah, allora tu sei incredulo, io non posso fare niente, ma l'ha palesata, gliel'ha detto. Non avere paura stasera mentre preghi, dire: Signore, io non riesco a credere, io non riesco ad arrendermi, io non riesco a capire, Signore ti prego aiutami. Se questa è la mia e la tua preghiera, Gesù non rimproverò Giovanni Battista. In quel momento la Bibbia ci abbiamo letto, ci ha detto che Gesù iniziò a compiere miracoli. Amen. Iniziò a compiere miracoli, abbiamo letto insieme. E poi non disse, date a dire a Giovanni Battista che mi ha proprio scandalizzato. Cioè ha proprio perso i punti. Cioè non me l'aspettavo da Giovanni Battista. Uno che gli ho dato fiducia, uno che l'ho presentato, si permette di dire se io sono o non sono. Questi sono gli uomini. Dio è un'altra cosa. Dio è un'altra cosa. In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni. E a molti ciechi donò la vista
E rispondendo disse loro: andate a riferire a Giovanni quello che avete veduto e avete udito. Che hai veduto in mezzo al popolo di Dio? Cosa hai udito? Gloria al Signore. Andate a dirgli questo a Giovanni, senza rimproverarlo. Andate a dirgli semplicemente: colui che doveva venire è venuto. Amen. E Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E io posso insieme a te questa sera realizzare che Gesù questa sera compie miracoli in mezzo a noi. Che gli tocca i cuori, gloria al nome del Signore. Andate a dire questo, gloria al Signore. Questi, e loro andarono fedelmente. Dice: beato chi non si sarà scandalizzato di me. E poi dice: io però vi voglio dire una cosa. Quest'uomo che forse ha avuto un momento di perplessità, un momento di dubbio, fra i nati di donna non ce n'è uno maggiore e superiore a Giovanni Battista. Quindi, fratello, sorella, perché cadere in depressione? Perché cadere nell'afflizione quando non riusciamo a raggiungere qualcosa che Dio invece ci vuole dare solo perché non riusciamo ad aprirci completamente? O forse perché non ci facciamo aiutare da qualcuno? Questa sera il problema non è il dubbio, il problema è se tu te lo tieni dentro. Il problema è se tu non lo esponi questa sera. Il problema è se tu non eserciti fede per la parola che Dio ti sta dando direttamente questa sera al tuo cuore. Perché Gesù vuole operare meraviglie nella tua vita, come nella mia vita. O il coraggio di Giovanni Battista, ne potremmo parlare. O non è sceso a compromesso quando ha predicato la parola, è andato fino in fondo, ha denunciato il peccato, ha denunciato gli individui, si è dovuto ovviamente attraverso questa difficoltà stare in prigione, ha dato la sua vita, bene, ma l'ha fatto. Un uomo di coraggio, un uomo umile, la sua umiltà, sono una voce, io sono l'amico dello sposo, io non sono lo sposo. Qualcuno pensava, ecco, e poi la profezia all'Elia che doveva venire, Gesù dice, è proprio Battista, perché loro stavano aspettando l'Elia che avrebbe annunciato la venuta del Messia. L'Elia, Gesù dirà in Matteo, l'Elia che stavate aspettando è lui. Quindi un uomo umile, un uomo potentemente usato, un uomo coraggioso, amen? Un uomo con i dubbi. Quindi io non voglio incoraggiare il dubbio, però voglio dirti che anche se ci fosse qualcuno col dubbio questa sera, non è la fine del mondo. Amen? Non è la fine del mondo. Io mi ritorno a ripetere, e se te lo tieni dentro, e se continui a raccontarlo agli altri, che non si arriva a nulla. Battista ha preso due discepoli, ha detto: andate dal Maestro, andate da Gesù, andate da Lui, perché voglio sapere Lui veramente chi è. E poi, diciamocelo chiaramente, Gesù ha sempre voluto che la gente sapesse chi egli fosse. L'ha sempre voluto, fin dal principio che ha iniziato il suo ministero terreno, Gesù l'ha sempre voluto. Non ha mai voluto a seguito una folla così solo entusiasmata e motivata o solo emozionale, perché stiamo seguendo, ma chi, boh? No, non è così. Vi ricordate, prima che iniziasse il suo ministero, Gesù, dice la Bibbia, prese i suoi e andò proprio alla foce del Giordano. Io ho avuto l'opportunità qualche anno fa di fare un viaggio in Israele e mi è rimasto impresso quel luogo, perché Gesù prende proprio i suoi discepoli e li porta lì, vicino alla foce dove nasce il Giordano, ma non tanto perché nasce il fiume, ma perché in quella montagna c'erano templetti di tutti i tipi e idoli di tutti i tipi. E Gesù in quel luogo, con tutti quegli idoli intorno, dice ai discepoli: chi dice la gente che io sia? Vedete, Gesù vuole farsi conoscere chi veramente gli è, non quello che pensi tu, perché tu puoi pure pensare qualcosa di Gesù, ma sei sicuro che quello che pensi è proprio giusto? Perché difatti anche allora qualcuno dice: Maestro, hanno detto sei il Elia, sei uno dei profeti, sei il Battista. Qualcuno pensava fino anche il Battista risuscitato, perché iniziò a avere paura. Qualcuno alla fine, quando vede Gesù opera, dice: fa che è risuscitato il Battista. Quindi questi, anche vedendo esteriormente Gesù, avevano avuto la loro immaginazione. Forse come ce l'hai anche tu questa sera, immagini chi può essere Gesù. E Gesù disse ai suoi discepoli: Gesù dice a te che ascolti la parola questa, e voi e tu chi dici che io sia? Alleluia. Vedete quanto è bello il Signore. Vuole farsi conoscere.
per la rivelazione dello Spirito Santo, solo così poteva succedere, diversamente non succederà mai, che se lo Spirito Santo non illuminerà il tuo cuore, che si umilierà alla sua presenza, se lo Spirito Santo non farà luce nella tua vita sulle scritture, tu non comprenderai mai nulla. Signore, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Oh Pietro, tu sei beato, sei felice. Non perché hai scoperto, perché noi non scopriamo Dio, è Dio che si rivela. Sei felice, sei beato perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, non la tua intelligenza, non la tua esperienza religiosa ti ha rivelato chi è Cristo, ma il Padre mio che è nei cieli. Anche i grandi uomini di Dio, e concludo, hanno avuto forse le loro perplessità, le loro difficoltà, le loro lacune, mentre servivano il Signore. Il giorno prima, potente operazione, il giorno dopo sdraiati sotto una ginestra. Elia. Il giorno prima, potente operazione, il giorno dopo, forse non in totale confusione, ma presi da spavento. Questo per dirci cosa, fratelli? Perché noi siamo deboli e fragili, ma lo Spirito di Dio ci renderà forti. Vuoi realizzare le promesse del Signore questa sera? Forse c'è qualche dubbio? Forse uno solo? Ponilo ai piedi del Signore. O non parlare in giro solo per dire, ma io non... Vai direttamente al Signore questa sera. Forse stai cercando qualcosa al Signore e il tuo cuore non riesce ad arrendersi? Questa sera chiedi aiuto a Dio. Signore, aiutami ad arrendermi. Signore, sei tu colui che è da venire? Io ho questo dubbio, ne dovrò aspettare un altro. Gesù è arrivato. Gesù è venuto. Gesù è qui per benedire il tuo cuore, per togliere l'agitatezza dal tuo cuore, l'instabilità, per togliere questo mare agitato e darti la certezza di tutto quello che egli vorrà fare nella tua vita e nella tua famiglia. Abbiamo sentito delle belle testimonianze. La sorella aveva detto: il Signore mi aveva promesso che avrebbe fatto cose grandi nella mia vita e nella mia famiglia. La potremmo far testimoniare fino a domani a lei, ma a ognuno di noi, e non diremmo altro che Dio è stato fedele. E pensi che la fedeltà di Dio venga meno per me e per te? Dio rimarrà fedele. Se io e te crederemo, noi vedremo la gloria di Dio. Vogliamo chinare i nostri capi alla presenza di Dio e non avere paura dei dubbi che possono sorgere nella nostra mente, delle perplessità. Lo stesso Tommaso: oh, se io non vedo, se io non tocco. Questa sera credi nel Signore Gesù, credi nell'opera sua e vai direttamente a Gesù ovunque sei. Non ti vergognare se qualcuno a fianco ti possa sentire. Tu non stai pregando la chiesa, tu non stai pregando il fratello o la sorella a fianco a te. A fianco a te questa sera è vero che c'è il fratello e la sorella, ma c'è Gesù e lui vuole ascoltare la tua voce. Oh, Giovanni il Battista non l'ha pensato e l'ha tenuto per sé. Forse l'ha pensato, ma a un certo punto ha voluto risolvere il suo problema. Vai direttamente a Gesù questa sera ed ogni dubbio, ogni perplessità, ogni impedimento ponilo ai suoi piedi e noi vedremo la sua gloria, che è benedetto in eterno. Lo Spirito Santo qui si muove tra di noi. Gesù è qui, si muove tra di noi. La vita mia per te spendere vorrei, il tempo mio. Gesù sta passando in mezzo a noi. Ma poi egli vuole toccarti questa sera. Egli vuole battezzarti questa sera. Lo Spirito Santo è vicino a te, è dentro di te, egli vuole darti potenza per evangelizzare, egli vuole chiamarti al servizio. Non aver paura di mostrare a Dio la tua debolezza, perché la sua forza in noi cambierà la nostra vita. Io lascio fare a te, alleluia, gloria a te. Spirito Santo, fai tu, prendi tu
fatto delle promesse per questa chiesa e noi siamo qui per adempierle, per realizzarle. Adorare te, alleluia, parlare di te, seguire te è quello che vorrei. Spirito Santo, vuoi tu, prendi tu il comando. Se mi guidi tu, non sarò deluso. Dammi la mano e farò quello che mi chiedi. Perdonaci, Signore. Viaggerò con te. Ti chiediamo perdono. Siamo uomini. Tu sai le nostre fragilità, le nostre debolezze. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Fratello Anno ci guiderà in preghiera. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a te, Signore. Signore, ci sentiamo piccoli davanti a te. Signore, tu stasera hai saziato l'anima nostra. La tua parola è più dolce del miele. Non solo ci hai saziati, ma hai rallegrato il nostro cuore. Hai fatto sì che ci hai messi in libertà per poter venire a te e liberarci da ogni dubbio che possa sussistere nell'anima nostra. Oh, grazie Signore per questo, perché tu ti prendi cura del tuo popolo in modo meraviglioso. Oh Padre, tu un giorno ci hai liberato dal peccato e non ti sei fermato là. In seguito, Signore, ci hai riempito col tuo Santo Spirito e noi, Signore, ne siamo felici. Per questo ti diciamo: rafforza la nostra fede attraverso la preghiera e la comunione con te, Signore, perché noi abbiamo bisogno del continuo di te. Signore, aiutaci, aiutaci, Signore, perché siamo minimi e, Signore, vogliamo crescere nelle tue vie, perché da te riceveremo ogni cosa, affinché, Signore, ci fortifichiamo e possiamo essere dei servi fedeli per la tua gloria, non per il nostro onore, perché a te va la lode e la gloria. Signore, grazie per questa campagna evangelistica. Signore, grazie per ogni cosa. Signore, guidaci, perché senza la tua guida, Signore, noi ci sentiamo perduti. Signore, aiutaci tu davanti a noi, Padre, e noi ti seguiremo. Sostienici col tuo Santo Spirito, Signore, noi non perderemo di vista la tua meravigliosa figura, perché in te abbiamo creduto e in te vogliamo rimanere fino alla fine dei nostri giorni. Grazie per ogni cosa. Benedici i tuoi servi in modo particolare, Signore, e benedici il tuo popolo, affinché, Signore, sia sempre più forte e unito a te. Grazie per ogni cosa. In Cristo te lo chiediamo, l'unico nome, il meraviglioso, benedetto in eterno. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano e restino con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno.